Ciao a tutti! Oggi vi spiegherò come fare un buonissimo e freschissimo gelato al pistacchio. Abbiamo il pistacchio di Bronte, macinato in grani non sottilissimi, e la miscela base del gelato. La miscela è fatta con latte fresco intero, miscela di zuccheri e panna fresca. Nel prossimo video vi farò vedere anche come fare la miscela base. Una volta fatta la miscela e fatta riposare 12 ore in frigo, la si può utilizzare. Quindi questa miscela io l'ho già frullata con il frullino a immersione per renderla omogenea e andrò ad aggiungere il pistacchio. Solitamente si mette il 10% di pasta aromatica dentro una miscela base. Qui abbiamo la miscela ed andiamo ad aggiungere la pasta di pistacchio. Essendo che la miscela è di circa 800 grammi, metteremo 80 grammi di pistacchio. Aiutandomi con un cucchiaio, mettiamo il pistacchio nella miscela base del gelato, fino ad arrivare ai nostri 80 grammi. Mettiamo anche un po' di sale, giusto un pochino, che aiuterà a risaltare il sapore del pistacchio. Poi prendiamo il nostro frullino e frulliamo la miscela. Finché non diventa omogenea. Come vedete, adesso la miscela è bella omogenea e possiamo quindi andarla a inserire nella nostra gelatina. Possiamo adesso mettere la miscela nella nostra gelatina. Io uso una gelatiera autorefrigerante, questo è un modello semiprofessionale perché vi svelerò che una volta avevo una gelateria intera, adesso ho solo questa piccola gelatiera che comunque i gelati li fa buonissimi lo stesso. Quindi adesso mettiamo la miscela, quindi non serve accendere la gelatiera o raffreddarla, né tantomeno mettere la cestella in frigo perché fa tutto da sola. Quindi inseriamo la miscela. Una volta inserita la miscela, chiudiamo l'apposito coperchio e facciamo partire il raffreddamento. Come vedete, la pala gira mentre la gelatiera si raffredda e per qualche minuto uscirà un buonissimo e cremosissimo gelato al pistacchio. Vedete? Il gelato sta prendendo forma. Guardate come gira, guardate come sta montando. Tra poco sarà pronto. Andiamo a sbirciare. Eh sì, ancora un pochino, il gelato sarà bello cremoso da mangiare. Ormai il gelato è pronto! Vedete com'è bello cremoso? Possiamo fermare la nostra gelatiera e prendere una bella palettata di gelato. Ecco qua, vedete? Quando si raccoglie intorno alla pala vuol dire che il gelato è pronto da essere mangiato. Ora prendete una spatola. Tiratelo fuori. Avete visto com'è bello cremoso? Ecco qua, una golosissima coppetta di gelato al pistacchio, buono ed artigianale. Se volete una gelatina autorefrigerante come modello casalingo, questo qui va benissimo. È un po' più piccolino, però fa esattamente il suo lavoro. Ha il suo cestello estraibile con la pala e fa un gelato buono come quello della mia gelatina un po' più grande.